Kohrawi era un'oasi creata per preservare la natura e la biodiversità. Ora è l'esempio perfetto della nostra contraddizione. Un luogo sofferente e indifeso, colpito dall'invasione silenziosa del suo peggior nemico, la plastica. L'attacco a Kohrawi e agli oceani asiatici La gente dice che i giovani sono quelli che salveranno il mondo. Purtroppo non abbiamo più tempo. Ciao raga. Ciao. Ragazzi, avete visto quanta sporcizia è stata lasciata? Il mio povero paese è ridotto in questo stato. Che ne dite di pulire un po'? Diamoci da fare. Pulire? Ma sei impazzita! Non ci penso nemmeno! Io sono sceso per giocare! Ragazzi, ora dovremmo metterci a pulire invece di divertirci! Generosa ha ragione! Guarda che ci si può divertire anche pulendo! Francesco, mi ascolti? Vabbè, Antonia, pensiamoci noi! Sì, Azzurra, forse loro non hanno ben capito la gravità della situazione! Esatto, tra qualche anno ci ritroveremo... Ma dove ci troviamo? Ma cosa sono queste dune? E perché è tutto deserto intorno a noi? Ecco dove ci ritroveremo, in un mondo deserto, dove l'aria sarà respirabile e saremo costretti a vivere così, anzi, a sopravvivere. Esatto, ed io non voglio, non voglio! Voglio tornare indietro, torniamo indietro! E allora, volete che accada questo? No, è stata la cosa più brutta che ho visto nella mia vita. Per questo, diamoci da fare, puliamo! Con l'aiuto di tutti ripuliremo questo posto e non dubitate, un piccolo gruppo di cittadini premurosi e impegnati può cambiare il mondo. Ha ragione Azzurra, possiamo farcela. Ok, ci vediamo domani mattina tutti qui. Tutti presenti, mi raccomando. Ragazzi, abbiamo ripulito tutta la piazza, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Hai ragione, siamo una bella squadra, abbiamo ridato alla nostra piazza lo splendore di prima. Purtroppo nel mondo vengono prodotte tonnellate di rifiuti, difficile da smaltire, tra cui la plastica. Io ho un'idea. Sarebbe? Noi possiamo contribuire con un comportamento virtuoso e ridurre l'inquinamento ambientale. Esatto, e questo comportamento va esteso anche ai nostri genitori. Con un po' di attenzione in più e qualche buona regola di comportamento potranno aiutarci a salvare il mondo e salveranno anche noi da conseguenze catastrofiche. Sì, hai ragione, ma come possiamo farglielo capire?
Ad esempio, se sbagliano il contenitore, dalla plastica alla carta, glielo facciamo vedere e state sicuri che la prossima volta lo terranno a mente. Guarda, per sbaglio avrei buttato questa bottiglia nella carta. Fai attenzione perché questa bottiglia non riciclata bene potrebbe andare a finire chissà dove ad inquinare. Hai ragione Sara, grazie. Scusa, la prossima volta farò più attenzione. Grazie. Papi, l'ho detto anche alla mamma, quando vi insaponate le mani, l'acqua va chiusa. Ricordate, è un bene prezioso, è salvaguardato. Sempre con la tv accesa, appena si sveglia glielo dirò. Non bisogna consumare energia inutilmente. Per poter farne sempre, noi ci impegneremo al massimo per continuare a giocare e vivere in un mondo più pulito. Salviamolo! Attraverso questo video vogliamo invitare tutti a rispettare l'ambiente. Far capire come è possibile divertirsi senza inquinare. Con un po' di impegno e collaborazione tutto è possibile. Anche le cose che non sembrano realizzabili lo diventano. La natura ci ha donato e ci sta donando. Adesso tocca a noi salvarla dal disastro ambientale.